Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E aggiungo un'altra cosa, l'autonomia differenziata di cui si parlava prima, ma mai e poi mai avvenga una cosa del genere sulla scuola, perché io me ne ricordo bene le parole di Salvini, gli insegnanti di Milano devono stare a Milano, non vogliamo insegnanti siciliani. Noi ricordiamo bene i suoi banchi a rotelle, ricordiamo. Sì, lo so che quando ricordiamo bene i suoi banchi a rotelle, quello è l'esatto opposto di ciò che vuole l'autonomia differenziata, scientifica efficienza e matematica. Giannelli vuole spiegare per piacere all'onorevole della Lega come è andata la vicenda dei banchi a rotelle, perché se glielo spiega la sottoscritta non ci crede. Ce la ricordiamo, Azzolina, c'eravamo tutti quanti, erano anche in questo studio i banchi con le rotelle. Non riapriamo questa pagina, guardiamo avanti. Però torno al discorso, l'autonomia differenziata che vuole la Lega è un'autonomia che prevede questo per la scuola: tutto il personale scolastico deve essere assunto dalle regioni, non devono essere più dipendenti della nazione, perché hanno un'idea ben precisa, per cui ribadiamo l'autonomia differenziata viene richiesta dalle regioni in determinate materie. Io ho parlato di materia energetica. La regione chiede allo Stato la materia nella quale vuole autonomia, quindi non è detto che ci sia la scuola, non è detto che ci sia altro, decide la regione insieme allo Stato. E comunque non l'ho interrotta quando stavo parlando, quindi la prego per piacere di non interrompermi. Pedullà concluda, era fatto riferimento all'avvicinamento al territorio. L'avvicinamento al territorio per la Lega significa quello che ho detto prima, e non va bene, perché sulla sanità e sull'istruzione abbiamo già visto che cosa è successo con la pandemia, dando poteri, troppi poteri alle regioni. Si creano delle disuguaglianze a livello sociale, si creano delle disuguaglianze in base a dove nasci, e non va bene, perché ci deve essere uniformità a livello nazionale su sanità e su istruzione, che sono beni troppo, troppo preziosi per i cittadini. Va bene, Pepe, fanno con la testa, è chiaro che avete due differenti visioni del mondo, e siamo contenti che sia così, altrimenti non si andrebbe a votare per un partito o per l'altro, aggiungo io. Posso precisare due secondi. La diversità durante la pandemia non si è vista nella gestione del sistema sanitario in sé, che compete alle regioni, ma si è vista nella gestione dell'emergenza, che competeva allo Stato, al governo Conte Bis, che ha fallito a tutto tondo in quella vicenda. Va bene, non riapriamo neanche questa pagina, va bene, è chiaro che avete delle visioni completamente diverse. Hanno deciso di chiudere le scuole, altre le hanno lasciate aperte. Quindi. Pedullà, mi ha fatto venire in mente adesso Pepe parlando.